Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Luca, 4-4-2, cosa ne pensi? Mi aspetto che il gioco venga sviluppato dagli esterni, ma sarà cruciale il ruolo dei centrocampisti centrali, soprattutto come filtro. Dal canto suo, la difesa in linea e posizionata molto alta stringerà la zona di campo giocabile. In questo modo il pressing sarà più efficace, visto che lo spazio di manovra avversario viene ridotto. Non a caso è il più ortodosso dei sistemi di gioco. E ora si fa sul serio, si parte. La gioca in profondità. Beretta si allunga per arrivare al pallone. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Qui può partire il contropiede. Fiordilino. Iori. Beretta. Occhio, può andare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Splendida reazione del portiere. Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Ma adesso dà anche il giallo. Fiordilino prova la fondo sulla destra. Lungo passaggio in avanti. Tiene palla in attesa dello spazio giusto. Guadagna metri. Il Cittadella sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Gioca una palla lunga. Prova la conclusione. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Beretta cerca il compagno libero. Tentativo verso la porta. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Il tabellone dice ancora 0-0. Il portiere la spedisce su. Sì.
ottimo passaggio, deve tirare. Fallo netto al limite dell'area e potrebbe anche essere rigore. Non una decisione semplice per il direttore di gara. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Palla verso la porta. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. L'azione è già ripresa. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Colpisce! Buono comunque il riflesso sul cross. È l'azione questa, i difensori non hanno potuto fare altro che stare a guardare. Peccato solo per la conclusione. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Iori. Il secondo tempo è iniziato da parecchio, siamo ancora sullo 0-0. Beretta è riuscito a passare. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Cerca lo spunto, può colpire. Fiordilino. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Prova la giocata di Fino. Non può sbagliare, qui cercherà il tiro. Ce l'hanno fatta! E questa può essere la svolta della partita. Il Venezia ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Sostituzione comprensibile, sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Si ricomincia dall'1-0. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Inventa nello spazio. Colpisce il pallone. Conclusione sul fondo. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Fiordilino.
qualche istante e sarà tutto finito. Da lì può segnare. C'è la palla lunga in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Ci mette. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Saper difendere bene, Fabio, è un merito. Oggi non hanno concesso niente agli avversari. In situazioni come queste poi basta poco per vincere la partita. Basta un gol. Siamo ai titoli di coda. Grazie, Luca, per il tuo prezioso contributo. Ricambio i ringraziamenti.